Buongiorno, mi chiamo Viviana Randazzo e collaboro con la Casa Azzurra da oltre 10 anni. La Casa Azzurra nasce nel 2004 da un'idea del nostro presidente Roberto Mugliari, che aveva già maturato una grossa esperienza nella cura e nel sostegno alla persona. Ci occupiamo di organizzare corsi, seminari e conferenze che valorizzano la crescita personale e quindi dell'individuo. Come lo facciamo? Attraverso una sinergia di professionisti che mettono a disposizione le loro competenze e rendono questo spazio, quindi la Casa Azzurra, come un luogo di buona informazione e formazione. Tutto questo fa sì che, appunto, che la Casa Azzurra sia diventata negli anni un punto di riferimento all'interno della città, un luogo di accoglienza, quindi uno spazio creativo e di progettazione. Con grande entusiasmo abbiamo aderito all'iniziativa del Comune, in quanto abbiamo proprio sentito fin da subito che i valori del marchio per Padova erano al 100% quelli professati dalla Casa Azzurra fin dall'inizio, per cui un'attenzione all'ambiente con il riutilizzo dei materiali già utilizzati a cui abbiamo dato nuova vita, l'attenzione al risparmio idrico ed energetico che cerchiamo di mantenere come una costante e più recentemente, avendo aderito a un progetto mondiale per la salvaguardia del suolo, appunto Conscious Planet, abbiamo anche pensato di aprire una sezione all'interno del nostro sito internet chiamata La Stanza della Terra, dove vengono dati degli strumenti ai genitori, quindi per renderli dei genitori consapevoli di tutto quello che è necessario passare ai propri figli per la salvaguardia del pianeta. Il nostro credo è sicuramente quello della cura alla persona, altro valore portante, mi permetto di dire, dell'iniziativa comunale, in quanto è alla base non soltanto della Casa Azzurra, quindi come una rinascita come una crescita dell'individuo che qui viene sempre proposto, ma soprattutto per quello che abbiamo chiamato la nuova educazione naturale, cioè uno spazio dedicato ai bambini sotto forma di laboratorio. Giornalieri che qui hanno uno spazio di esplorazione guidati da adulti e dove si confrontano col difficile mestiere di crescere.